Parto subito dicendo, chiedendovi la vostra su questa chiusura che è stata fatta sulle discoteche, su questo, insomma, questa è stata un po' strana. Allora, gli eventi dal vivo, che siano in discoteca o che siano eventi live di noi musicisti, sono sempre molto toccanti quando sentiamo chiusure di concerti, di eventi live, di eventi in discoteca. Quindi io sono molto... anche un po' amareggiato, però purtroppo sono chiusure che forse servono in una situazione del genere. Io non voglio un prossimo lockdown, non voglio una prossima chiusura, io voglio stare tranquillo, voglio ricominciare a fare concerti in modo sicuro, e quindi io penso che forse è necessaria una cosa del genere, anche se tocca, perché ripeto, siamo tutti tutti del settore. Però forse è necessaria una cosa del genere. Ricordiamo che la chiusura dell'ordinanza della Regione Calabria non va a toccare ovviamente tutti i concerti che sono organizzati invece nei teatri, perché nel teatro è previsto l'obbligo del distanziamento interpersonale, sì. Quindi per il momento anche il prossimo concerto, il 19 agosto, è al Teatro De Ruderi di Cirella, avremo per esempio Renzo Arbore, che presumibilmente richiamerà molte persone, però è sempre al momento non è stato invece interessato dal provvedimento. Esatto. E non è stato interessato dal provvedimento anche il concerto che farete invece questa domenica. Innanzitutto vi chiedo, com'è nata questa collaborazione musicale? Antone, com'è nata? Diciamo per gioco. Ci siamo trovati a parlare ovviamente tramite i social network, e c'è stata questa proposta da parte tua, se non ricordo male, vero? Se non erro. Di fare qualcosa insieme a distanza. Io da Lucca, perché io vivo a Lucca attualmente e lui da Diamante, ho detto beh sì, perché no, cerchiamo di dare un senso alle nostre giornate di clausura, no? E allora così si è organizzato, ho detto ok, allora Antone, vogliamo suonare insieme, via. Esatto. E abbiamo detto subito, ho preso la palla al buzzer, sì dai, proviamo, facciamo qualcosa insieme. E l'avete fatto durante il lockdown? L'avete fatto durante il lockdown più di una volta. Sì, più di una volta. Sì, la prima volta noi due, diciamo, in privé, ecco. Invece la seconda volta siamo stati chiamati dal sindaco Ernesto Magorno, che ci ha detto: per favore, date anche a noi modo di ascoltarvi attraverso il mio canale, in modo che anche se siamo lontani possiamo sentirci vicini con la vostra musica tra di noi. E quindi c'è stato un doppio appuntamento, però in verità c'è un triplo appuntamento domenica, quindi tre volte eventi, si può dire. Vabbè, anche attraverso la distanza, attraverso i social, ma tre volte sempre insieme. Sapete che siamo dopo... una accoppiata vincente. Cosa avete fatto durante il lockdown? Allora, più che Mattia, principalmente io. Dalla finestra. Invece Mattia si è dedicato più all'aspetto social. Infatti... sì, perché non avevo un pianoforte dal balcone. Esatto. Quindi non potevo. Ovviamente. Io in questo modo, io invece mi arrangiavo un po' con le basi che trovavo su internet, insomma, e non avendo un pianista per l'appunto a disposizione, mi affacciavo dalla finestra. Ma è partita così per gioco, sotto, diciamo, richiesta dai vicini di casa, no? Però è stato posso dire che è stata veramente una bellissima esperienza, perché questa, diciamo, che poi è diventata un'abitudine quotidiana per tutto il corso della quarantena, quindi per 2 mesi di seguito, tant'è che io all'ultimo mi ero trovata in difficoltà perché non stavo appunto esaurendo il repertorio, dico Dio, e ora oggi cosa propongo? Però in qualche modo mi sono inventata delle cose. E devo essere sincera, è stato bello perché alla fine i vicini sono stati molto riconoscenti nei miei confronti, e in più perché ha creato un'unione condominiale che negli anni non è mai esistito. Infatti ora dopo il lockdown non abbiamo, sai, organizzavamo le cene, i barbecue in giardino, quindi cioè, per dire, è stata una cosa molto molto carina, insomma. Ed è stato anche un modo per far conoscere un po' l'opera lirica, oppure lì a Lucca vicino Torre del Lago Puccini la conoscono tutti? Sì, è molto apprezzata, a parte
parte che Lucca è proprio la città natale di Puccini, quindi insomma tanti di loro si seguono, vanno comunque all'opera e insomma hanno apprezzato, diciamo, questo. Mentre Mattia Salemme invece è stato più un frequentatore dei social, sì, con il suo pianoforte. Sì, io sono molto dedito ai social, specialmente su Facebook, su Instagram. E per me il lockdown è stato motivo di conoscere molti più artisti rispetto magari a una vita quotidiana offline, tipo, no? Quindi su Facebook ho avuto modo di conoscere di più Antonella. Poi ho conosciuto un altro nostro concittadino e amico, Massimiliano Silvestri, molto. Ho collaborato con lui, ho fatto un altro video. Ho conosciuto tramite, abbiamo organizzato una serie di concerti, una serie di eventi attraverso un circuito che si chiama Calabria 7. Ho avuto modo di conoscere altri artisti, tra cui attori anche e professionisti del genere nello spettacolo, e poi ho suonato anche, ho fatto anche un concerto da solo, voluto sempre dal carissimo sindaco della nostra città, per tutti i diamantesi. E ho fatto altri video con altre collaborazioni, ho reinterpretato un brano di Roberto Musolino, e quindi ho avuto modo di interfacciarmi con lui, Salvatore, Cauteruccio, Sergio Gimini, insomma un sacco di artisti, un sacco di addetti ai lavori, managers, e ho fatto un po' così. Poi, diciamo, non solo l'attività da concertista, ma anche l'attività di formatore, perché ho dovuto, nonostante la chiusura del conservatorio, delle scuole, delle accademie, ho dovuto comunque lavorare e ho dovuto comunque far studiare i miei ragazzi. Quindi attraverso le lezioni online ho lavorato di più, si può dire, durante il lockdown che se fosse stata una situazione normale. È stata una situazione faticosissima, sia per organizzare i concerti che per fare lezioni, però ce l'abbiamo fatta lo stesso. Ecco, il lockdown, come diciamo spesso, diventa anche occasione proprio per incontrare, è stata anche occasione per conoscenza, per approfondire le conoscenze e le amicizie, per cui anche da qualcosa insomma di negativo sono nate delle piccole isole, sì, che siano delle però opportunità, qualcosa di, se vogliamo, di positivo, e soprattutto delle opportunità. In genere la musica è aggregazione, non è un po' snaturarla? Nel nostro settore, quindi nel settore degli eventi live, dei concerti, posso dire questo: ci sono state tante iniziative che hanno, diciamo, trasformato il modo di fare i concerti. C'è un'iniziativa di un mio carissimo amico che si chiama Paolo Presta, che è un fisarmonicista etnico, che ha creato un progetto che si chiama Out Concerts. Cioè loro vanno, dove vanno? Vanno a prendere i posti, quelli un po' più rustici, diciamo, della nostra Calabria, e invitano persone e fanno concerti in questi posti, naturalmente all'aperto, collinari se vogliamo, dove loro fanno musica e vengono distesi dei tappeti, diciamo, in modo che persone dello stesso nucleo familiare, persone che comunque c'è un'aggregazione, ma ci sono delle distanze che mantengono, e si crea un concerto vero e proprio con infiniti numero di spettatori, perché è talmente vasto il luogo dove vanno questi ragazzi a suonare, e sta andando veramente fortissimo. Quindi ci sono tante situazioni che hanno trasformato il modo di fare i concerti. Possiamo pensare anche a un altro tipo di iniziativa, che è quella che si faceva tantissimi anni fa, quando si andava a vedere i film nei cinema all'aperto, no? Uno si portava la macchina negli ambienti americani. Addirittura vorresti fare il drive-in musicale. Sì, il drive-in musicale. Uno prende la famiglia, prende gli amici magari nello stesso nucleo familiare, e va ad ascoltarsi il concerto di un artista. Io vado con la mia macchina, naturalmente ci saranno delle distanze, cioè non è che mi vado ad accostare vicino a proprio vicinissimo, no? Poi la macchina mi tiene a distanza da altre persone, però nello stesso momento c'è aggregazione, ci sono altre persone che ascoltano il concerto, quindi è una nuova maniera di fare musica, di fare eventi, di fruire la musica. Esatto. Non c'è stato modo di conoscere questi tipi di... Adesso c'è stato il modo, naturalmente, con questa chiusura, nel modo in cui non possiamo più andare nella vita di tutti i giorni, dobbiamo prendere nuove abitudini, e questa nuova abitudine di fare i concerti anche dentro i teatri ci porta
a vederla in modo differente e trovare altri tipi di soluzioni. Altri tipi di soluzioni, comunque rimanendo anche nell'ambito classico, cioè quello con il pianoforte davanti, in compresenza, con sedie che sono distaccate, che sì, sono poi appunto quelle del teatro, sono le modalità anche per fruire del bellissimo concerto, esatto, che sicuramente sarà magnifico, perché vi conosco e posso garantire, di domenica, che si chiama Non ti scordar di me. Perché questo nome? Allora Antonè, qui ti cedo la parola perché è una tua iniziativa, è una tua idea e poi ho già parlato tanto, prego. Allora, Non ti scordare di me, che fa riferimento proprio al brano di De Curtis, giusto? E perché? Perché alla fine della serata noi vogliamo in qualche modo lanciare, il nostro obiettivo è quello di lanciare un messaggio alle persone che appunto avranno ad ascoltarci, per far capire a tutti che noi esistiamo e continueremo ad esistere solo nel momento in cui ci saranno delle persone che ci seguiranno. Altrimenti non è possibile fare della musica solo per noi stessi. Ecco, questo è il messaggio, uno dei messaggi più belli che potessimo dare. Sì, è un messaggio, sì, esatto, che vogliamo lanciare, e infatti il concerto è dedicato ai musicisti, agli artisti in generale e anche a tutti coloro che lavorano nel settore dello spettacolo e dell'arte in generale. Parliamo ancora un po' con Mattia Saremme e Antonella Biondo, ospiti, i miei graditissimi ospiti in Terra e Fuoco Estate, qui da Diamante, in diretta da Diamante, e chiedo, per in previsione del concerto di domenica sulla bellissima terrazza di Largo Savonarola, uno fantastico, spettacolo unico, e tra l'altro ieri c'è stato un concerto al tramonto, quindi con il sole che calava e l'isola di Cirella sullo sfondo e poi tutto il teatro con due giovani promesse della musica. Sono due miei colleghi, Vilma Monachello e Mattia Pisciotta, due ragazzi che io conosco in conservatorio, e sono, Vilma è una delle migliori violiniste del conservatorio di Cosenza e Mattia è un bravissimo, bravissimo studente di pianoforte, due miei colleghi. È stato infatti molto emozionante, molto poi con sulla terrazza e il tramonto, era bello una, vedere i una giovani, cornice no, Antone, prendere un po' la posizione durante questi mesi, o no, che dici? Assolutamente sì, poi se mi permetti di aggiungere, si pensano che la musica classica in generale e nel mio ambito l'opera lirica sia soltanto seguita, cioè che poi effettivamente è così, purtroppo è seguita solo da un pubblico di una certa età, però in realtà se ci fai caso questo genere di musica viene eseguita principalmente da ragazzi giovani emergenti. In effetti ieri hanno eseguito l'aria della Carmen in, ovviamente a livello musicale, quindi solo con violino e pianoforte, sì. C'erano tantissimi ragazzi fuori che facevano i video e le stories su Instagram proprio della Carmen, che comunque è inconfondibile, e conoscono, che la canticchiavano pure, ho sentito, la canticchiavano pure, è vero. Beh, questa è una cosa positiva, magari chissà, cioè, in futuro. Il loro repertorio ieri è stato un repertorio classico che ha spaziato da Ennio Morricone alla lirica anche al canto popolare. Il vostro invece che tipo di concerto sarà? Che repertorio ci farete ascoltare? Diciamo, non dico simile, però sicuramente ha un richiamo. Ovviamente anche noi non potevamo fare un omaggio al grande Ennio Morricone. Quindi sicuramente dovuto e doveroso, assolutamente, assolutamente sì. E poi anche il nostro sarà abbastanza vario, quindi eseguiremo arie d'opera e romanzi da camera e dei pezzi pop, musica leggera, no, quello no, però il nostro Mattia, per esempio, eseguirà dei brani di Gershwin, quindi diciamo è quella via di mezzo, quell'influenza un po' classica, ma si avvicina anche più al jazz. E ovviamente proporremo anche dei brani, ovviamente, del repertorio classico napoletano. E cosa c'è? Anche questo. Diciamo che invece non svegliamo tutto quello che ci farete ascoltare, perché dobbiamo comunque lanciare l'esca per tutti coloro che ci
ci stanno ascoltando e che vogliono partecipare a questo concerto, io ricordo domenica 16 agosto, terrazza di Largo Savonarola alle ore 21:30 qui a Diamante, Antonella Biondo e Mattia Salerno in concerto. Il concerto si chiama Non ti scordar di me, un concerto dedicato a tutti gli artisti. Per chi, diciamo, è anche fuori, no? Perché abbiamo i nostri amici, il nostro pubblico anche fuori, verranno fatte delle dirette Facebook, quindi ci potranno seguire non solo dal vivo, secondo quindi le norme vigenti contro, ma anche in modalità multimediale, in digital, su Facebook, sulle nostre, sulla mia pagina per esempio, e poi dappertutto, insomma, abbiamo un pubblico che maneggia facilmente i dispositivi, i telefoni e Facebook e tutto quanto. Bene, allora io vi ringrazio per essere stati con noi e vi saluto e vi diamo appuntamento, possiamo andare appuntamento a tutti quanti a domenica. Assolutamente, ciao ragazzi! Vi aspettiamo, grazie!